Salve, salve. Allora, qualche mese? No, settimana, giorno. Ho perso la cognizione del tempo. Se non sbaglio, qualche settimana fa, direi 3, 2, 3. Un soggetto che adesso, se mi ricordo, apparirà a schermo qui da qualche parte. Mi fa: se vuoi dei gadget di Harry Potter senza spendere tanto, vai su AliExpress o Wish o roba del genere e compri. E io gli ho detto: ma la roba non fa tipo schifo. Lui mi fa: boh, se non vuoi spendere soldi. Io gli ho detto: ok, ci sto. Allora ho comprato, ho speso 20 euro, ho comprato mi sembra 5 o 6 gadget, mi sembra, e sono finalmente arrivati tutti, ovviamente con i tempi di AliExpress. La cosa bella è che c'erano un sacchetto con tanti altri sacchettini, quindi allora cercherò di accumulare qua tutti i vari sacchettini. Quindi io ho comprato a caso, cioè in senso ho comprato roba a tema Harry Potter, ma probabilmente sarà roba che avrà anche un potrebbe anche arrivare diversa, visto che comunque AliExpress non si sa mai. Allora, iniziare con questo qua, che da solo dovrebbe essere teoricamente uno stendardo di Tasso Rosso, che è la mia casata, di un nylon intrecciato fake tessuto, con anche gli anellini per appenderlo, e effettivamente è così. La stampa è ancora anche abbastanza carina. Penso che appoggiato su un qualcosa dovrebbe essere a posto, abbastanza grosso. Ho preso la taglia più grossa che c'era, molto figo devo dire, non mi dispiace. È un po' trasparente, ma ci può stare. Approvato, mi sembra di avergli dato 3 euro, forse 4. Poi anche questo dovrebbe essere sopra sui 3 euro. Allora abbiamo il binario di per Hogwarts 9 3 quarti. Cioè, in verità, sì, il binario del 9 3 quarti, cioè il biglietto del treno dell'Hogwarts Express. Che ho scritto, cioè, che in verità è tipo in due versioni, perché c'è quello che ho scritto binario 9 3 quarti e quello che ho scritto Londra Hogwarts. Quindi sì, sai, di un cartoncino. Questo devo dire è anche fatto decentemente. Comunque alla fine non è che si può fare meglio per è una semplicissima stampa. Questa dovrebbe essere la mappa del malandrino. Mappa del malandrino, che mi sembra piccola. Penso sia, vabbè, era così. E tra l'altro i biglietti erano compresi, diciamo, nel prezzo della mappa del malandrino. Però di per sé sembra anche fatta bene. Si apre tutta così, e a mo' di poster, mettiamola così. Non ha le cose tipo da aprire, tipo nascoste, a parte in centro, tipo, sembrerebbe. Ah no, forse solo per dare il rilievo. Ok, vabbè, 3 euro, non è l'originale, quindi sì, però ci può stare. Io diciamo che questa qua, più che la mappa del malandrino, mettiamo che è un poster della mappa del malandrino, facciamo finta così. Abbiamo questo portachiavi, anche abbastanza pesantuccio, del cappello parlante. Ok, è un portachiavi fatto relativamente bene. Sembra, è tutto in, penso sia alluminio. Ci sta, approvato. Gli ho dato, mi sembra, 2 euro, adesso non ricordo poi i prezzi precisi, però ci sta. Quindi effettivamente, a parte la mappa del malandrino, il resto mi ha comunque abbastanza soddisfatto per il momento, quindi approvo. No, senza spaccare la roba che c'è dentro. Come si apre questa cosa? Qui abbiamo, ok, abbiamo il giratempo, la collana del giratempo, comparsa nel film di Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, che si gira e sono andato. Ok, è già arrivata rotta. Allora, è arrivata rotta, quindi già un punto in meno. Più che la rotta, cioè il gancettino che si è aperto, quindi è facilmente riparabile. Vabbè, tanto non l'avrei messa come collana ugualmente, però. È carina, è tutta girevole. Molto, molto bellina. Molto molto carino. Quindi anche questo mi ha soddisfatto. Ovviamente non è di qualità egregissimo, però c'ha le scritte sopra, gira in tutti i sensi, c'ha la sabbina dentro che effettivamente si muove, non è finta.
quindi direi approvato anche questo. Strano, mi aspettavo che sarebbe andata in molto peggio questo video. Ah, questa sì, è la collana del boccino d'oro, perché boh, sembrava, dalle foto sembrava fatta meglio del portachiavi che avevo trovato. Tra l'altro la gente che mi scrive. Ok. Anche questa è una catenina. Ovviamente c'è Made in Cina scritto tantissimo. È leggerissima. Non riesco a capire se sembra una plastica un po' verniciata con un stile metallizzato. Più o meno non mi sembra un metallo rispetto alle altre cose. Forse la luce sì, la pallina mi sembra di no. No, almeno mi dà questa sensazione qua. La catenina è una catenina normalissima. E l'ultimo pacchetto. Ok, imbottitissimo. Talmente imbottito che nonostante gli ho dato un colpo netto col coltello non gli ha fatto niente. Allora, anche qua siamo in una cosa che non, già da come vedo non mi sembra bellissima. Sì, infatti non mi fa impazzire. Nelle foto sembra più bellina. È tipo una collana che ha la possibilità, sembrerebbe, di aprirsi con dentro il, cioè che è a forma di cappello parlante con dentro delle perline dentro. E niente, verrà fatta così. Dietro si apre. Dietro è forellata, si apre. Dentro c'è delle perline gialle. Perline gialle che non capisco il senso. E che dovrebbe aprirsi ma non sembra aprirsi. E a catenina. Niente, questa mi ha deluso un pochettino. Sembrava molto molto più bella nelle foto. E mi sembra di avergli dato 1,90 euro, qualcosa del genere. Comunque alla fine, tra una cosa e l'altra, in totale ho speso 20 euro compresi con i costi di spedizione. E quindi devo dire che ci può stare avere qualche gadgettino così. Ovviamente non aspettarsi cose serie, io infatti non me ne aspettavo, però sono rimasto già piacevolmente sorpreso, tranne per, come ho detto, per questa catenina qua e il la mappa del malandrino. Vedrò se eventualmente fare una versione Wish di questo video o di con qualche altro brand. Se avete idee nei commenti scrivetemi pure compra le cose delle tartarughe ninja su Wish o su AliExpress o roba del genere, o Pokémon o cose del genere. Io vedrò, mi organizzerò, farò. Io vi ringrazio, mi raccomando, vi rammento il video che uscirà venerdì, che sarà molto divertente, sarò in compagnia. Niente, è stato un piacere, addio.